Come regolare infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Ora, con il sistema Bisacchi i nostri infissi hanno bisogno di poche regolazioni e la manutenzione del tempo la possiamo fare noi attraverso il servizio BeCare. Ma se ti trovi ad avere degli infissi magari di vecchia generazione, un infisso molto semplice dove non c'è nemmeno l'antariba alta, dove non ci sono aperture particolari, potresti fare alla vecchia maniera, nel senso, se l'infisso ti tocca sotto, due rondelline nelle cerniere e risolto il problema. Però negli infissi degli ultimi anni, ma degli ultimi decenni direi, quindi nella maggior parte degli infissi presenti nel mercato italiano, quando un infisso è da regolare occorre andare attorno a una ferramenta che nel caso degli infissi in alluminio è specifica per ogni modello di infisso, dove sbagliare a stringere una vite o andare attorno a qualche grano, a qualche cosa che non si conosce, ti può diventare molto pericoloso, perché una vite lenta e un grano spostato potrebbe dire, nei casi peggiori, potrebbe voler dire un'anta che cade giù. Questo è un problema che non si vuole ottenere, oppure potrebbe dire andare attorno a una serratura, regolare una serratura e poi non essere più in grado di rimontarla e rimanere con la porta d'entrata a casa aperta. Se hai dei problemi particolari che non riesci a risolvere con le aziende lì del posto, ti consiglio di chiedere una consulenza con Sistema Bisacchi. Consulenza nasce per nuovi infissi, però può essere di aiuto anche a tutti quelli che hanno dei problemi particolari, magari anche di pezzi di ricambio che non si riescono a trovare, o un consiglio se l'infisso vale la pena investire dei soldi per regolarlo o è meglio sostituirlo. Per tutti questi casi puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza. Ciao e al prossimo video.